Ciao a tutti, benvenuti qui nel fatto appuntamento con TV3 3507. Benvenuti in questo magnifico. Oggi vi venderemo la televisione. Ah no, scusate. Vi venderemo un magnifico ventilatore. Qui abbiamo parecchi zombie, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, una pianta. Guardate, c'è una pianta. Poi c'è, praticamente, quando tu prendi un oggetto, no? Cosa succede? Che lo sollevi, no? Leggermente. E praticamente il personaggio ha tipo un formicolio, no? E cosa deve fare? Deve correre subito a fare la pipì. Allora, tu cosa fai? Tu hai preso una spada. La spada gli è venuto sto formicolio e si è tagliato il pisellino. Niente, guardate, c'è una Lamborghini sotto che l'ha parcheggiata praticamente uno zingaro zombie. Che è praticamente uno zingaro quello che forniva che rubava nella zona lì E niente, praticamente succede che deve prendere in disputa il potenziale Xbox One per offrire un gioco. Qui non sto leggendo, sto dicendo tutto io. Gioco di zombie open world con grafica stabilita e dinamica di gioco coinvolgente nei panni del meccanico Nick Ramos. Explorare los perdidos et usados ed amigos ed undos e cubas ed amos vamos a la playas. E fuggire dalla città prima che un attacco militare la cancelli dalle cartine geografiche. Ti diamo il nostro benvenuto a questa festa esclusiva dove ti aspetto un nuovo adrenalinico episodio Massacra Zombie. Adesso qui vediamo il nostro personaggio che praticamente allora ha costruito un'arma che di cui non ho mai vista io, praticamente non ho mai visto un'arma del genere. Non ho Una mai, palestra. una palestra Una praticamente. palestra. Praticamente tu la puoi usare anche per. Guarda, cioè guarda che muscoli che c'è quello lì. Quello lì ha fatto molta palestra comunque. Adesso gli sta nutrendo con la palestra. Comunque niente, mi sembra che non vi ho detto che praticamente là, ieri ho scaricato un software per edit videos, quindi molto ovviamente i miei video saranno molto migliori di musica di grafica di HP, DHP, HC, APT, IPT, IDDD, STUVS. Raggiunge le fogne. Forse gli scappa da cagare questo. Di raggiungere le fogne dietro. E niente, comunque usa la testa o perdila. Perché l'astuzia e la creatività hanno un ruolo di primo piano. Quando affronti le orde di zombie. E quindi cioè, capito? Bella a tutti, ciao a tutti, Fabio e Jason, questo genere, guidare non è mai stato Sciuscia, eccoci qua da Sciuscia, stato tanto pericoloso. I veicoli sono fondamentali per sopravvivere, ma non si, certo sì, che sì, no, sicuro no. Là così, esplora, mondo, devastante di distruzione di sotto, fine, voice, utilizzare con no, sono, sì, no, avviso. Niente, la cosa importante è che allora per maggiori sto riprendendo. Vabbè. Ok, sto parlando da tipo da 4 minuti, tutto mio, cioè tutto di sacco mio, nessuno. Per maggiori dettagli su possibili attacchi epilettici e altre informazioni importanti sulla salute, leggere le istruzioni e conservare nel frigo. Allora, niente, adesso vediamo che allora, io ho preso una spada, dopo che l'avevo sguardato con una girata, quindi era una sciabola, praticamente cosa fare con questo? Tagli anche il salame, o il melone, vedi che c'è il melone, guarda. Merda, tagli anche la merda con la sciabola. Comunque, oh! Bravissimo, ecco, era quello che volevo, dai, dai così, vai, dai che vinciamo, cazzo, dai che vinciamo! Dai, dai! Vinciamo, cazzo! C'è un titolo che sto guardando malissimo che sa che sto facendo un video, non vuole che facciamo i video per YouTube praticamente. Niente, adesso praticamente sta andando a lavare la macchina, stiamo andando. Praticamente la macchina della polizia, siccome ormai sono diventati tutti zombie, per farti dare una multa devi incularle, no? Cioè da dietro.
Mamma mia, quanti cazzo ce n'è? Comunque ci sono alcuni zombie che scorreggiano anche. Adesso vi faremo vedere cosa vede una persona che gioca dal suo orecchio. Questa è la visuale del suo orecchio. Perfetto, niente, abbiamo raggiunto. No, ma dai, ma chi cazzo sei? Cioè, oh, ma. Guarda questa. Guarda questa, zio. No. No, guarda. Tutti gli vanno contro. Così sembra meglio. E adesso siamo entrati nel vivo del gioco. Praticamente sono entrato nel videogioco. Oh cazzo, ma è molto realistico. Spargli nella palla. Praticamente si è allenato prima con gli stuzzicadenti. Cioè, guardate che mira infallibile. Un'orda di zombie. Tranquilli, sta. È solo un video. Buona, buona. E per editare sto cazzo di video, stai cazzando. Non sono io e me, non sono me e mio. Allora, praticamente sto prendendo lo zaino perché No, devo fare il dinamite. compito. Allora, niente, come vi stavo raccontando Crix05, praticamente lui ha raggiunto il ponte. Dove adesso lui è in questo ponte Lambro. Quindi sta lanciando adesso delle, perché non le usa più, sono delle sigarette, no? Dei sigari. Ma un momento, va che non devi uccidere prima di tirarmi. Abbiamo trovato proprio un camion pieno di armi. Comunque, cioè, tornando seri, allora, il governo americano sta facendo questi esperimenti, sai che sta creando un po' di droghe. Perciò c'è molta probabilità che lui si possa trovare veramente uno scenario così. Cioè io in uno scenario così aprirei subito il cassetto del giocatore del controllo. Cioè fare qualche. Cioè io mi metterei allora al pozzo, tanto potente, in modo che si scrive il mio. Poi c'è il problema che poi sareste incastrato. Creare un'arma che mi metto da attaccare a terra,
pausa. Se il video vi è piaciuto, cliccate, commentate, e ve ne faremo altri. Noi da qui è tutto, siamo su Reels, Health Post, Health Us. Qui il traffico è bloccato.